Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati Landrink e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo e sicuramente avrete anche visto dalla miniatura, oggi si parla di Pokémon. Tanto per cambiare un argomento diverso. In particolare sarà una review e scoprire anche insieme a voi della replica della Pokéball, una real life replica. Certo, non è che se premi il pulsante si ingrandisce e rimpicciolisce come quelle nell'anime, e non è che può intrappolare mostriciattoli immaginari al suo interno. Ho consultato diversi siti di compravendita prima di giungere appunto al prezzo minore, che è di 100 euro. Comunque, insomma, è un oggetto da collezione. Ho visto che c'era anche la Master Ball, ma disponibile solo nei Pokémon Center in America. I Pokémon Center americani non consegnano in Europa, tantomeno in Italia, figuratevi. I preordini anche sono finiti in 5 minuti, quindi... All'interno troviamo un Deplian che ci insegna forse come usare la Pokéball. Sì, guarda un po'. Oh, per fortuna mi sono premunito di pile che ero sicuro andassero comprate. Ho preso sia AAA che AA, quindi ok. Comunque, andiamo a vedere il pezzo forte. Interessante. C'è anche il logo della Pokéball. Non tergiversiamo troppo. Ragazzi, ma che roba è? Che miseria. Ma pesa da far paura. Wow. Allora, qui dice di levare l'etichetta prima di usarla, ma aspetta un attimo, raga. È bellissima, poi faccio un'inquadratura un po' diversa una volta che è pronta. È perfettamente sferica. Devo dire che me l'aspettavo un pochino più grande, eh. Sono sincero, me l'aspettavo leggermente più grande, perché anche però nell'anime Ash, dato che ha sempre 10 anni, lo vediamo sempre comunque sia con le mani di un bambino, quindi quando afferra la Pokéball le sue mani sono molto più piccole di quelle di un adulto, quindi ci sta che sia più grande la Pokéball. Sembri più grande. È un oggetto sferico perfettamente liscio. No, un oggetto perfettamente liscio non esiste. Comunque, vediamo anche qui cosa c'è. Dovrebbe essere lo stand, credo. Perché ho solo visto un video che la presentava, non ho fatto caso come funzionasse di preciso cos'era. Ecco, c'è anche il numero identificativo che conferma l'originalità di questo oggetto. Ognuna ha un numero identificativo unico. No, guarda che roba, raga, proprio figata assurda. Si alza. E poi, se non sbaglio, oltre ad appoggiarci la Pokéball, si può anche chiudere dentro. Sì, esatto, si può anche chiudere dentro. Bene. Quindi leviamo la linguetta. Ok. Ah, le pile già ce le ha, sono incluse. Ecco perché pesa così tanto la Pokéball. Allora, togliamole. Anche questa si illumina. Se invece... Ok. Se preme il pulsante cambia colore, si illumina, fa dei giochi di colore. Se invece premo dentro la parte nera, tira fuori il corpo, che sarebbero appunto dove sono le pile. Ah, interessante. Sì, infatti ha la molla. Vedete? Ovviamente farò delle inquadrature un po' migliori per farvi vedere meglio il prodotto. Magari per alcuni che sono fan dell'ultima ora non significa nulla, ma per me che sono fan tipo da sempre, è un oggetto da collezione che poi non costa neanche tanto. Specialmente se lo prendete in questo periodo che è ancora disponibile, sono stati stampati molti pezzi. Se lo prendete in questo momento avete la possibilità di pagarlo un prezzo normale e non maggiorato come magari accadrà fra 3 o 4 anni perché saranno introvabili. Ragazzi, questo davvero da collezione è fantastico. Poi, beh, se sei fan dei Pokémon, proprio infognato nel brand come lo sono io, è davvero fantastico. Anche se... ha un piccolo graffietto. Perché? Vorrei farvi vedere per comparazione altre due Pokéball. Quest'altre due Pokéball sono rispettivamente la Pokéball parlante di cui vi ho portato anche il video e la Pokéball che si trovava nel 1999 da McDonald's. Ok? È impolveratissima, non fateci caso. Sono più o meno la stessa grandezza. Forse questa è leggermente più grande perché dentro aveva una placca in oro di un Pokémon. Io ho preso quella di Charizard,
ovviamente comprata da eBay pagando anche 50 euro di dogana. È la dogana che mi ha ucciso. Mentre questa qui, quella parlante... Hello, trainer. Basta, basta, abbiamo già fatto un video. Mettendole a confronto, questa pesa 10 volte di più. E quella parlante, insomma, no. Però la grandezza, ragazzi, cioè, tu ti aspetti una Pokéball. Io mi aspetto questa. Anche questa, per fare una comparison, eccola. Molto più piccola, però è molto più pesante. Però sono comunque sia soddisfattissimo dell'acquisto. Quanto è impolverata? Quanti anni sono che ce l'ho? 5 ormai? Comunque sia, raga, il video termina qui. Ve l'ho detto, quest'anno avrei pubblicato qualsiasi cosa mi sarebbe passato per la testa, ed è quello che sto facendo e che ho intenzione di continuare a fare. Poi Pokémon, tra i miei hobby, è quello più dove ho speso più ore, più tempo, più soldi. E quindi non potevo esimermi da farvi vedere un pezzetto di collezione che entrerà sicuramente negli annali degli oggetti su cui gli sciacalli sicuramente faranno la cresta in una maniera che non ha eguali. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione ovviamente Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Bye bye.